Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Tavern Master, un gioco che non è ancora uscito su Steam, quindi non vi so dire il prezzo, ma è il classico simulatore di taverna medievale. Lo andiamo a provare, il gioco è straordinariamente in italiano, quindi lo proviamo insieme e cerchiamo di trarne le conclusioni. La grafica sembra piuttosto semplice, perlomeno per quanto riguarda l'interfaccia. Qua abbiamo in alto i soldi e il prestigio e il meteo e l'ora del giorno. Benvenuto nella tua taverna, sarai responsabile della gestione e della crescita della tua attività. Dai un'occhiata in giro, muovi la telecamera trascinando, ottenendo premuto Vast, perfetto, si può ruotare. E si può anche. Allora, la taverna non sembra fatta una taverna, manca un muro, ci sono porte, non ci sono finestre. Sistemiamola, così ci fa vedere anche come si costruisce, cosa che spesso magari in alcuni giochi non si può fare. Per prima cosa costruiamo un muro mancante, clicca sul pulsante e costruisci il muro. Qua togli muro, aggiungi porta, aggiungi finestra. Quindi lo trasciniamo da qui a là, perfetto. Poi posizioniamo una porta e ci rimetterla qui, vicino al bancone. E qua ci mettiamo una finestra. Ottimo lavoro. Ora compriamo dei tavoli e delle panche. Perfetto. La cosa interessante di questo titolo è il fatto che comunque è importante posizionare i tavoli in modo logico, in modo da consentire ai nostri dipendenti di servire in modo efficiente i clienti. Abbiamo un tavolo semplice, lo piazziamo in questo modo. Prendiamo le sedie. Le sedie in realtà sono panche, le piazziamo Z e X per girare. Comunque lo piazziamo qui, vedete che 2 su 4, quindi a questo punto abbiamo 4 posti. Per vedere esattamente come è illuminata la nostra taverna, puoi cliccare sulla casella di controllo per mostrare le luci. Questa è una cosa molto interessante perché deve essere tutta illuminata, a meno che non vogliate creare un po' l'angolino di gran passo, per chi capisce. Posizioniamo, bella, questa qua è una figata, veramente una figata. Ottimo lavoro. Ora che abbiamo abbastanza posti a sedere per i nostri ospiti, il prossimo passo sarebbe comprare la birra da servire. Va bene? Quindi torniamo indietro. Per comprare la birra dobbiamo prima andare al bar. Clicca su bar per aprire il menu. Il gioco viene costantemente aggiornato, anche se non è ancora uscito, perché ho visto la news, e la potete vedere su Steam, che è stata aggiunta e completata completamente la feature dell'hotel. Va bene, clicchiamo, andiamo dietro il bancone, qua abbiamo l'acqua. L'acqua però fa la bugina, lo sappiamo bene. Con 200 monete compriamo la birra. La piazziamo lì. Dobbiamo rifillarla al massimo, quindi abbiamo speso 200 più 150 di refill. Ottimo, mi piace molto questa cosa del refill. Ottimo lavoro. Ora abbiamo un posto per la gente su cui sedersi. Abbiamo bevande da servire. L'ultima cosa che manca è assumere del personale. Allora, cliccando qua, apriamo il pop-up del personale, baristi e camerieri. Quindi assumiamo un barista. Ogni giorno riceverai nuovi candidati da assumere. Scegli uno di questi quattro cliccando il pulsante assumi. Allora, l'umore diminuisce 20% più lentamente ogni giorno. Questo tratto qui. Tutti li paghiamo 5, tutti hanno velocità 2. Quindi vediamo i bonus. Velocità di camminata non diminuisce quando si trasporta qualcosa molto interessante. Anche questo, però, per un barista non è più per un cameriere questo. Qua non è ancora tradotto, ma glielo si può passare. Attrae più 7 clienti ogni giorno, guadagna esperienza 2 volte più velocemente. Io direi che Arturus potrebbe essere interessante. Qua invece si pagano tutti 5, sono tutti di velocità 3. Questo può portare 8 bevande allo stesso tempo, che è molto interessante. Più uno di mancia, no? 8 bevande allo stesso tempo, no, facciamo questo, che è molto interessante. Lili servirà ai tavoli, può servire con un solo viaggio tutti i commensali. Abbiamo preparato tutto il necessario perché gli ospiti inizino ad arrivare. Prima di sbloccare il tempo, vediamo come puoi sbloccare nuove cose nella taverna. Abbiamo la ricerca. Gli aggiornamenti sono ricercati servendo diversi tipi di ospiti e puoi vedere il costo della ricerca sul lato sinistro di esso. Per la cucina dobbiamo servire 25 ospiti comuni. Ah, ok. E poi sblocchiamo la cucina. Molto interessante perché qua possiamo. Ok, molto interessante. Quindi a 20 persone la limonata, classico, bevanda, diciamo, più l'idromele più che la limonata, però va bene. La nostra unica opzione in questo momento è la ricerca della cucina, quindi fai clic sul pulsante di ricerca per iniziare. Dopo la cucina è finita, altri 3 aggiornamenti saranno disponibili per la ricerca. Ok, clicchiamo su ricerca della cucina, quindi tra 25 clienti serviti. Diamo un'occhiata a che cosa c'è. Servendone 20 la limonata, poi si va agli eventi speciali, quindi boh, qua vedo la regina, il vino.
L'ale sai, è una cosa un po' più alcolica, insomma, il vino, il pezzo delle bevande, quindi la possibilità di scegliere. Però servendo i clienti, in questo caso arancioni, che credo siano quelli un po' più importanti, servendone 10 così sblocchiamo il capocuoco, ospiti, abbiamo il tavolo da taglio, la cameriera, più due cameriere, interessanti, latte, sidro e idromele, abbiamo più uno bar, quindi una botte in più, più tre ospiti al giorno, zuppa, suggerimenti per la zuppa. Nuovo piano, la possibilità di sbloccare anche il secondo piano e quindi andare più, aggiungere la cucina, aggiungere lo stoccaggio dei barili. Abbiamo la funzione hotel che vi dicevo prima, camino a griglia, interessante. Ma va avanti, ce ne sono parecchi, mobili per grandi alberghi, camerieri illimitate, nuovo piano, chef illimitati, bar illimitate, cucine illimitate. Interessante. Il numero di ospiti al giorno ti dice quante persone entreranno nella tua taverna in media ogni giorno. Qui dice 36. Compra decorazioni, migliora la tua taverna per aumentare questo numero. Perfetto. Siamo pronti, la taverna può essere aperta. Quindi premiamo lì. Credo l'ultimo mio consiglio è fare attenzione se c'è abbastanza spazio per sedersi. Se tutti i posti sono occupati, compra più tavoli e panche. Buona fortuna. Ok, iniziamo. Con lo spazio mettiamo in pausa. È arrivata la cameriera. Cliccandoci sopra vediamo, fuoco sarebbe fire, licenza, tradotto un po' letteralmente, possiamo aumentargli la paga o diminuirgliela. Intanto è arrivato il primo, direttamente dal nome della Rosa. Ah, alza il dito per chiamare, veramente un fastidio quando la gente ti chiama così, però va bene. Sì, qua puoi ordinare acqua o birra, quindi non... Il barista è un po' così. Se licenziassimo il barista non porterebbe 7 in più al giorno, che è interessante, probabilmente è uno di quei classici individui di paese che conoscono tutti e lui conosce tutti e tutti arrivano. Andiamo intorno, non c'è molto, però è bello il fatto che comunque si possa andare a potenziare aggiungendo pareti, estendendo la nostra locanda. La grande incognita di questo gioco è il fatto che non si sa poi come lo svilupperanno, non si sa quando uscirà, se uscirà magari una versione prologue, una demo, insomma, però il gioco sembra abbastanza semplice fino a questo momento. È un bel gestionale che però, ecco, bella il sistema di ricerca, ci sono tante cose da fare. I dubbi sono appunto quanto profondo diventerà, perché abbiamo attualmente... assente la possibilità di mettere il cuoco, ma poi sbloccheremo la cucina e diventerà un po' più ampia, però dipende un pochino gli eventi che cosa sono effettivamente, ed è una cosa che magari andrà approfondita magari in una live. Ah, questo ho ordinato dell'acqua, ma ci sono anche degli astemi qui allora. Ok, molto bene, stiamo guadagnando soldi, possiamo andare a vedere quanto abbiamo bevande bevute 30, vendute 34, acquisti e ricariche. Eh sì, non vediamo un po' se c'è la possibilità di vedere la birra come è messa. Non è male. Ricarica, la possiamo ricaricare. Ok, non è previsto il sistema di consegna, si ricarica immediatamente. Molto bene, non si può cliccare sul cliente. Questi qui stanno bevendo dalla grossa. Ma questo si sta sfondando di acqua proprio. Un occhio che poi arrugginisci. Va bene, allora. Intanto possiamo andare a vedere la ricerca che sta procedendo abbastanza rapidamente. Mi dà... dovevamo servirne 25, ne abbiamo serviti 2. Vediamo, intanto sono le 6 di sera, proviamo ad accelerare un pochino il tempo, vediamo se cambia qualcosa. I guadagni sono buoni, però ci vorrà del tempo per rientrare nei costi. Al momento siamo ancora abbastanza in perdita. Però dovreste anche pulire il tavolo dai boccali, non abbiamo boccali infiniti, infatti li porta via, molto bella sta cosa. Non so dove li lavino, ma probabilmente non li lavavano. Fuori è buio, sono le 10 di sera e ci apprestiamo a finire la giornata. Finalmente si è alzato e se n'è andato. Ok, porta via tutto, si siedono qua tutti insieme. Il problema è che secondo me dovremmo investire... Beh, diamo un attimo tabelle, questo in realtà non è tradotto proprio benissimo. Decorazioni, molto interessante, il globo più 50 di... Proviamo a fare una prova ad acquistarlo e piazzarlo qui.
qui, vediamo se sale il prestigio, dovrebbe salire di 50, infatti siamo a 480 e abbiamo 42 persone al giorno. Compriamo anche un tavolo che piazziamo così, con le panche, sedille, vabbè, il sedile, ok dai, speciale cos'è? Ah, il bar, che okay, però, vabbè, intanto abbiamo più persone adesso, più persone da poter ospitare, e infatti si vanno a sedere, probabilmente riusciamo a servirne di più allo stesso momento. Ovviamente la spesa è aumentata, infatti non abbiamo più un soldo, non possiamo più neanche, penso, rifillare in questo momento, anche se la birra e l'acqua sono ancora abbastanza pieni. Iniziare il giorno dopo, in questo caso si riparte dalle 7 di mattina, e ovviamente il monaco qui con berrà l'acqua, no, la birra alle 8 di mattina, perché è il prete qui è molto assetato, insomma. Bene, 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 vediamo. La ricerca sta arrivando verso il suo completamento. Beh, bene o male. Bene o male, sembra andare via bene, dai. Non siamo mai arrivati al punto di avere praticamente tutto pieno, strapieno. Possiamo ospitare 4-4-4, quindi 12 persone contemporaneamente. Ogni giorno dovrebbero arrivarne 41, quindi... Dai, contiamo di... a riguadagnare un po'. Non ho ancora capito in base a cosa mi calcola le persone. Probabilmente vengono servite, calcolate come servite una volta che si alzano e se ne vanno. Infatti una se n'è andata, dovrebbe essere salito, sì, infatti, di due. Una, no, due sempre, mi calcolava quella. Però, cavoli, siamo belli pieni. Istruzioni per la cucina. Finalmente, complimenti per aver sbloccato la cucina. Ecco 800 monete, oh... Metto in pausa, no. Bonus per avere abbastanza soldi per costruirla. Vai al negozio di cucina, compri un bancone da cucina, il piano per i piatti e una cassa. Attendere che i clienti ordinino. Ah, figata! Ma bellissimo, bellissimo questo. E già qua mi stravolge il gameplay. Abbiamo il menu con la possibilità di acquistare. Sembra già meno, cioè più profondo di quello che sembrava all'inizio. Piazziamo la cucina, quindi lo abbiamo il contatore, che non so cosa sia. Ah, vedete che ci sono i simboli, che sono chiarissimi, perché c'è il... lì c'è lo spazio per lo chef. Poi abbiamo lo scaffale del piatto, che piazziamo, credo, qui. Che dovrebbe andare bene qui. E la cassa, qua. Mi dà delle frecce, però, probabilmente perché ha bisogno di qualcuno che gli si posizioni davanti. Lì dà un po' fastidio, gliela metto qui, allora. Non puoi comprare un nuovo oggetto di scena perché alcuni oggetti si sovrappongono. Ah, così ha bisogno. Glielo metto così, allora. Ok. Abbiamo piazzato tutto quello, poi vabbè, abbiamo la griglia del camino che dobbiamo sbloccare, il tavolo da taglio e altre cose. E dopo aver preso questo possiamo assumere un cuoco. Il cuoco livello, partono già da livello 2 questi, si pagano sempre 12, più 5 per ogni zuppa servita. Lo assumo, Adam, sei assunto ufficialmente. Abbiamo sul menu tutte queste cose. Ok, dovremmo rifillare forse qualcosa, no? Via. No, non so da dove prendano le merci, probabilmente le ordineranno. Comunque adesso non serviamo più soltanto bevande, dovremmo riorganizzare bene tutto il bancone, però vabbè. Sì, ma il menu? Media, c'è possibilità... Ah, vedete qua, tiriamo i clienti, quelli un po' più facoltosi, insomma, che ci vanno a sbloccare le cose più avanzate. Ok. Sta prendendo della roba perché probabilmente deve servire una di quelle cose lì. Ok, ha servito già qualcosa. Ok, stanno già mangiando qualcosa. Perfetto, la ricerca dobbiamo iniziare. Una cameriera in più, direi. No, facciamo questo. Ah, riassunto del giorno. Bevande vendute. Sì, siamo sempre in reddito, più 600. Ottimo, però ci tiene conto anche di quello che ci ha dato in più. Allora, continuiamo con gli ospiti
più un ospite giorno, però credo che per sbloccare questo bisogna farli tutti e tre, quindi ci vorrà del tempo, inizia il giorno dopo. Perfetto, adesso votiamo di nuovo. Non abbiamo spazio per una nuova un nuovo tavolo. In realtà dovremmo texture del pavimento, si possono rifare queste, le strutture del muro, fighissimo, e la costruzione poi di porte e cose varie. Che magari si può fare anche una verandina esterna, magari no, non ancora, vabbè. Menu ok, si sbloccheranno andando avanti, al momento ordinano i panini alla crema. Vabbè, allora, glielo calcola come cucina questo, ma in realtà di cucina non ha praticamente niente, non c'è nulla per scaldare. Quindi vabbè. Tavoli sono pieni, possiamo pensare magari di espandere un pochino la sala, se si può. 50, cazzo, ci costa veramente un botto, però possiamo fare... Ok, demolire il muro non mi costa nulla. Ok, pavimento mi costa no. Perfetto, e poi magari compriamo un altro tavolo ancora. Con le sedie, tac tac, e l'illuminazione che manca, quindi la mettiamo qua sul muro. Così è tutto ben illuminato. Ah, vicino a un pilastro, ok. Ah, sì. Bello, bello, tutto illuminato. Perfetto. Che c'è? Ah, aumenta di livello, ok. Aumenta di livello, prende una paga superiore, ovviamente, aumenta anche di velocità. La cameriera aumenta di più 7, ci costa di più. Responsabilità, possiamo fargli fare varie cose, tra cibo, pulizia, bevande, servizio in camera. Ok, fa tutto, Adam fa il suo. Ok, la cameriera che può fare di tutto. Beh, sbloccheremo la possibilità di averne due dopo e vedremo se effettivamente saremo in grado di guadagnare abbastanza per poterla sostenere. Comunque, di clienti dovremmo averne 44 al giorno, siamo in perdita, però stiamo per recuperare comunque quello che abbiamo. Vediamo se serve un certo refill, no, la birra a metà, l'acqua a metà, quindi al momento non c'è bisogno di ripristinarla. Continuiamo, sì, velocità massima, direi che si procede abbastanza bene, stiamo andando verso la fine del secondo giorno, del terzo giorno anzi, e dovremmo essere messi abbastanza bene, anche con la ricerca ce ne mancano tre, quindi quando andranno via questi avremo completato la ricerca, probabilmente, presumo, perché abbiamo dentro comunque 8, 10, 13 persone. Abbiamo completato la ricerca, avvio già la nuova cameriera. Più un ospite al giorno, quindi adesso siamo a 51. Beh, non è male. Direi che un altro tavolo ci può stare, perché tavolo forte ci dà prestigio. No, ci costa 300 però, quindi direi anche no. Panche. Stavo pensando, ma se piazzassi tipo uno sgabello? Così e così. Vediamo se qualcuno si siede lì sullo sgabello a bere, ma non credo. E là quanta gente arriva? Sì, direi che siamo tornati giù abbastanza, però dai, non... La seconda cameriera ci sarà assolutamente utile. Stiamo già facendo il pienone, quindi dovremmo già pensare a espandere ulteriormente, perché sta andando tutto a gonfie vele, fin troppo. Va bene, chi sarà il primo cliente del giorno? Perfetto, io stiamo andando alla grande, poi cercheremo la limonata e poi gli eventi speciali. Eventualmente, il giorno in cui si riprenderà a fare live, magari questo gioco qui lo terrò in considerazione per procedere con la... col proseguio. Attenzione, cosa interessante, si può aumentare... cioè sali di livello, costa di più... ma dai... Cioè, più ne facciamo, più il cuoco diventa bravo, fa quella pietanza lì, e abbiamo adesso una media bassissima di far arrivare gente famosa, però la nostra taverna aumenterà. Allora, il concetto è che mi sembra un gioco anche abbastanza profondo, calcolando che non è ancora uscito, lo aggiorneranno sempre di più, penso poi per l'uscita avrà molto di più.
però sembra già avere comunque parecchie cose, calcolando che poi sbloccheremo il secondo piano, le camere, i servizi in camera, comunque non è male. Mi sembra piuttosto orientato al vincere facile, nel senso che non ho trovato finora, per quanto stiamo andando comunque un po' in perdita, adesso siamo in guadagno, non mi sembra eccessivamente difficile, però non è assolutamente male. Dipenderà poi dal prezzo, insomma, se ci sarà una demo o qualcosa. Io direi che sono comunque piacevolmente stupito, perché comunque il fatto che mi sia aperta questa possibilità di livellare i piatti è abbastanza semplicistico la gestione di tutto, non è un The Guild o altri Tavern Simulator, però non è assolutamente male. La birra ricarichiamo tutto per 120 monete, così abbiamo nuovamente tutto. Mamma mia, se bevono questi, trincano, brutto. A breve, adesso stiamo finendo la seconda giornata, completeremo la ricerca e avremo una cameriera in più che assumeremo subito, in modo da non far attendere le persone che magari, avanzando di livello, poi non saremo in grado poi di servire, se ne andranno, insomma. Poi ci servirà ovviamente espandere la locanda in questa direzione, sempre che si possa, sì, per aggiungere altri tavoli, perché di clienti ne abbiamo veramente veramente parecchi, quindi la seconda cameriera è assolutamente una cosa d'obbligo. Siamo giunti a mezzanotte, dobbiamo essere in guadagno, la gente comunque continua ad arrivare, il mappamondo fa la sua bella figura, quindi ok, abbiamo completato, siamo andati anche in guadagno oggi di pochino, però insomma ci sono tutte le statistiche qui. E andiamo a ricercare la nuova. Ragazzi, con questo è tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!